Riccardo e Ida sono tornati insieme. Riccardo Guarnieri e Ida Platano potrebbero essersi riavvicinati andando oltre l'amicizia. Attualmente lei non è presente nello studio di Uomini e Donne mentre lui invece è rimasto alla ricerca di una nuova fiamma. Prima che lei andasse via ha avuto modo di chiarire con l'ex fidanzato. In questo modo hanno deposto l'ascia di guerra. Gli utenti social più attenti hanno notato un particolare sul profilo Instagram di Ida. In pratica il fratello di Riccardo in un post si è rivolta a lei chiamandola cognata. È risaputo che i due siano rimasti in buoni rapporti. Però molti si chiedono se la dama e il cavaliere siano tornati insieme. L'appellativo sospetto dato a Ed appunto nelle puntate precedenti del Trono o Variga ha annunciato che non si sarebbe più presentata perché non è riuscita a voltare pagina. Il suo intento non era rimettersi in gioco con qualcun altro, ma riconquistare il cuore di Riccardo. Quest'ultimo le ha fatto capire di aver chiuso definitivamente la loro relazione, ragion per cui si sarebbe focalizzato sulle nuove conoscenze. Pur non volendola costringere a restare, Maria De Filippi ha spinto entrambi a tentare di venirsi incontro. L'affascinante pugliese ha sempre detto di non voler darle delle false speranze. Nonostante ciò, alcune dinamiche hanno lasciato perplessi gli utenti social. Qualche giorno fa Ida ha condiviso una Instagram Stories e, tra le persone che l'hanno commentata, c'era il fratello di Riccardo. È bastato questo appellativo, unito al fatto che i due si sono riappacificati, per far sognare i fans. Fabrizio è stato cacciato. Fabrizio Celli è stato accusato da tutti di essere interessato alla visibilità e non a Gemma Galgani. Nelle ultime ore la redazione ha scoperto che ha una fidanzata al di fuori del programma. Per questo motivo è stato allontanato senza esitazione. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.